E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua nella nostra serie di Minecraft perché oggi appunto continueremo ad esplorare la miniera. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace, di attivare la campanellina, di iscrivervi al canale e inoltre di seguirmi anche su TikTok dove mi chiamo SbiGrande8. Nello scorso episodio ragazzi praticamente avevamo... Ho domesticato appunto Ugo, che è il nostro praticamente cane, e dovrei trovargli una name tag perché appunto non vorrei che respawnasse e quindi mi sa che probabilmente nel prossimo episodio andrò ad esplorare la torre dei saccheggiatori. Poi abbiamo esplorato un po' questa miniera e abbiamo trovato appunto tanto ferro, ma tanto, abbiamo esattamente 22 di ferro e fate conto che abbiamo fatto anche tutta l'armatura più piccone, quindi direi che abbiamo un bel po' di ferro. E appunto adesso volevo farmi anche la spada, anche se ora come ora sarebbe meglio non farla perché abbiamo pochi appunto come si può dire bastoni, quindi è meglio non farli. Comunque prendiamo la nostra crafting table, non farò l'errore che ho fatto nello scorso episodio, quindi prenderò le crafting table e tutto e adesso appunto andiamo ad esplorare tutta la miniera. Sono sceso un bel po' e oggi in questo episodio spero vivamente di trovare appunto i diamanti, che comunque sono una cosa abbastanza importante. Siamo praticamente alla profondità 12 e sento dei ragni qua sotto, quindi vorrei trovare appunto dei diamanti o minerali. Quindi in questo episodio faremo un'esplorazione molto vasta appunto per trovare. Perché non mi fa ok 1 2? Allora dobbiamo farci delle torce, quindi facciamocene 20 per ora, non usiamone molte, cerchiamo di usarne il meno possibile perché raga, non abbiamo praticamente legna e questa cosa è un errore mio che non ne ho appunto raccolta. C'è la bedrock, ci stiamo dirigendo alla bedrock. Allora raga, risaliamo un attimo, quindi andiamo da questa parte. Allora adesso qua appunto possiamo trovare dei diamantuzzi, quindi la cosa che farò io è quella appunto di scavare cercando appunto di trovarli e trovare anche tipo non lo so dei minerali qualsiasi. L'importante è trovare qualcosa in questo episodio. Mi piacerebbe molto trovare tanta redstone, siccome non ne abbiamo praticamente neanche un po', sarebbe già bello trovarne un po' di redstone. E niente, noi cerchiamo di esplorare il meglio e appunto cerchiamo di trovarla. Raga, mi ero dimenticato che qua ci sono altre cose a esplorare. Iniziamo già male perché c'è un creeper. Mi faresti il favore di esplodere? No, no, esplodi pure, caro mio. Bravo, bravo, così fai fuori anche l'altro. Continuo a sentire rumore, questa cosa non mi piace moltissimo. Quindi là c'è un altro creeper. Ah no, non c'è un altro creeper. Comunque mi ero dimenticato di questa zona. Cerchiamo di esplorarla tutta. Sento dei rumori, la cosa non mi piace. Tra l'altro siamo, ecco, siamo messi male perché abbiamo praticamente pochissimi stecchetti e la cosa non è sicuramente delle migliori. Quindi la cosa che in questo caso l'unica cosa che potremmo appunto fare è farci un altro piccone, quindi un altro piccone in pietra, e con l'ultimo stichetto che ci resterà farci altre torce, andremo a 18. Siamo messi male, lo so, ma colpa mia che non ho raccolto appunto legna. Quindi allora facciamoci questo. Ok raga, quando ne avremo bisogno useremo appunto le torce, adesso però non le useremo. Intanto 3 ore per spaccare una crafting table, d'accordo. Intanto siamo ancora a profondità 50, quindi dobbiamo assolutamente scendere. Oh, qua si scende un bel po'. Si scende un bel po', infatti vedo che comunque dobbiamo stare abbastanza attenti. Aiuto. Cerchiamo di stare il più attenti possibile. Quindi, oh, non voglio mettere la torcia qua. Quindi, aiuto.
Perfetto. Eccoci qua. Intanto là vedo una pozza di lava, d'accordo. Ok, intanto ho visto, mi sa, del ferro, ma ah, no, non c'era del ferro. Dove andiamo? Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Qua, raga, qua c'è dell'oro. Allora, non ci serve tantissimo effettivamente, però me lo prendo. Ovviamente devo buttare sempre qualcosa. Vabbè, la Rotten Flesh non ci serve praticamente a niente. Quindi possiamo stare assolutamente attenti. Intanto qua, possiamo stare assolutamente attenti. Ok, comunque, oh, qua ci sono dei lapis, li prendo col piccone in pietra perché appunto si possono prendere anche col piccone in pietra, cosa che io non sapevo. Comunque, qua buttiamo, no, lo stecchetto è abbastanza prezioso. Adesso, cosa facciamo? Io scenderei. Qua c'è tipo una croce. Tipo, più o meno, non lo so. No, sembra tipo il logo della farmacia, però vabbè. Qua non c'è niente, quindi niente. E allora, siccome qua non c'è niente, dobbiamo esplorare un altro posto. Quindi qua. Sì, qua. Mi sembra non ci sia niente. Infatti, allora prendiamoci la torcia e andiamo dall'altra parte. Tra l'altro ho piazzato delle torce un po' alla caso, quindi riprendiamo le torce. Non avevo visto questo posto qua. Che appunto, stavo dicendo, non, riprendiamo le torce. Che appunto, le torce che non servono a niente. Comunque qua c'è della redstone. 3 ore per trovarla. Scusate se ho abbandonato quel posto là prima, però qua secondo me è meglio. Tra l'altro, se trovassi dell'acqua in questa miniera potrei appunto fare qua fare tipo una cosa di ossidiana e appunto andare a esplorare meglio questa pozza di lava. Oh, sapete che vi dico? La esploriamo cercando appunto di non cadere nella lava. Io raga voglio trovare i diamanti, capite? Capite quale? Capite che siamo già all'episodio 3 e non abbiamo ancora di diamanti? Non andiamo bene, dobbiamo trovarle assolutamente. Che poi ci dovevamo andare anche nell'episodio 1 a trovare i diamanti. Però vabbè, nel primo episodio d'altronde, però fa niente, fa niente. Ci accontentiamo così. Adesso mi sembra che non ci sia niente, però mai dire mai. Facciamo una piccola cavernetta. Cioè facciamo una piccola cavernetta, spacchiamo i blocchi. Allora, adesso, qua non vedo niente, quindi sì, redstone, perfetto. Allora, vieni un attimo qua, comunque se sentite un po' che ho la voce bassa, boh, così. Allora, adesso andiamo avanti. Io ho paura che, no, raga, sapete perché ho questo tono? Perché ho paura che ci sia uno scheletro qua dietro. Sapete che gli scheletri sono molto infamoni e ti possono fare male, non sai quando, effettivamente. Senti, posso esplorare questa cavoletta di. Niente, guardate, non. Oh, perfetto. Vai, qua c'è qualcos'altro. A quanto pare no, che tra l'altro io in questo episodio, oltre ad andare in miniera, volevo andare anche a fare la prima base, però credo di non farcela. E ho i miei motivi per dire di non farcela. Oh, raga, li ho trovati finalmente, erano qua sotto, serio? Oh, i primi diamanti finalmente. Alleluia, sono 4, va bene, onesto. Allora, praticamente facciamo così. È acceso il Buttiamo la terra, che non ci serve praticamente niente. Prendiamo qua i diamanti. Sono contento. E ora avevamo infatti. Adesso sapete che vi dico? Vi dico una cosa. Ci facciamo un bucket, ovvero un secchio, e prendiamo l'acqua. No, ok, l'acqua. Qua c'è dell'ossidiana, tra l'altro, si umma. E Allora, anche niente. In luce realtà, dunque. sapete che vi dico?
Un'altra cosa vi devo dire, un'altra cosa. Allora. No, non volevo piazzarla. Noi in realtà avremmo tutto l'occorrente per andare nel Nether, come sapete. In questo caso mi faccio il aiuto, però va sempre da solo qua l'inventario. Eh no, è vero, non posso. Vabbè, non ha importanza. Comunque qua ci verremo perché qua appunto c'è della cosa, dell'ossidiana. E quindi ci riverremo. Intanto 3 ore per spaccarmi la cosa, d'accordo. Ok, allora, qua non dobbiamo più andarci. Adesso quando trovo appunto dei diamanti, o minerali in generale, insomma, tanto prendiamoci le torce, userò appunto, cioè no, quando prendo dei minerali, quando trovo dei secchi di lava, appunto userò il secchio, ovvio. Comunque, raga, sapete che vi dico un'altra cosa, vi devo dire. Ritorniamo un attimo su. E adesso andiamo un attimo su da questa parte. Questa parte non l'abbiamo neanche ancora esplorata, mi sembra. Sì, l'abbiamo già esplorata perché ci sono le torce. Ok, allora niente. Qua c'è qualcosa. Qua abbiamo già visto, d'accordo. Ok, raga, qua c'è uno zombie. Via. Devi andare via. D'accordo? Via. Ovviamente riescono sempre a colpirmi, non capisco il perché. Comunque, via. Olè. Là c'è un altro zombie con la pala, addirittura. Come se non bastasse. Via. Devi andare via, aiuto. Ok, intanto mi sono dimenticato che abbiamo anche il pane. Perfetto. Adesso. Qua non c'è niente. D'accordissimo. Mi sa che questa parte qua l'abbiamo già praticamente esplorata tutta. Sì, l'abbiamo esplorata tutta. E queste qua, siccome qua non c'è praticamente niente, mi prendo tutte le cose. Ecco, perfetto. Intanto abbiamo. Vabbè, raga. Avrei voluto effettivamente trovare più. Come si può dire? Redstone, però a questo punto abbiamo anche dei lapis, ne abbiamo 23, quindi lapis non male. Abbiamo un botto di ferro e io non lo sto manco raccogliendo perché è troppo e sto facendo un grosso errore, quindi prendiamo tutto il ferro che, raga, lo sto un po' trascurando, ma è tipo essenziale il ferro. E niente, abbiamo esattamente, raga, non lo vedo, 24, quindi ci potremmo già fare un'altra armatura, ma ovviamente non lo voglio fare. Beh, ragazzi, il mio obiettivo erano i diamanti, no? Quindi devo ritenermi appunto soddisfatto. Sapete che vi dico? Ritorniamo in cima, perché in questo episodio appunto, oltre ad andare in miniera e a trovare altri minerali, perché ovviamente nello scorso episodio siamo andati veramente un botto in miniera, quindi sì. Però in questo episodio preferirei soprattutto anche andare a fare un'altra cosa. Abbiamo tempo per fare mining e robe del genere, ci ritorneremo di sicuro. Quindi sì, questo qua non è, questo qua è sicuro, ci ritorneremo. Quindi state tranquilli. Intanto ci sono sempre i rumori ambigui di Minecraft. Qua cosa c'è invece? Va avanti. Ok, qua va avanti. Lo voglio solo esplorare tipo un attimo, tanto per, insomma, solo così. Ok, qua c'è del ferro, mi prendo il ferro che c'è. Aiuto, facciamo tipo così, così almeno. Infatti, così. Olè. Allora, adesso prendiamo qua tutto, come sempre. D'altronde qua anche ci sono altre cose belle. E niente, volevo solo vedere cosa c'era qua. Comunque prendiamo quest'ultimo ferro qua e andiamo via, perché devo fare, oltre a fare il rifornimento di legna, perché ne abbiamo praticamente zero, e dobbiamo iniziare a fare la base, perché, raga, capite che bene che al terzo episodio, tra cui due è stato un po' di esplorazione. In questo episodio, ragazzi, dobbiamo appunto darci dentro a fare
le costruzioni, dobbiamo fare appunto le, dobbiamo iniziare a farle le costruzioni. Quindi, allora, andiamo da questa parte e cerchiamo un luogo bello per fare appunto la nostra base. Quindi, ragazzi, ora risalgo dalla miniera e ci vediamo appunto tra poco. Ok ragazzi, sono praticamente risaliti, intanto qua c'è ancora il nostro lupo e purtroppo fuori è notte, quindi dobbiamo stare attenti. Non abbiamo neanche una spada in ferro, quindi allora adesso organizziamoci bene perché... Allora, lì abbiamo il nostro villaggio, quindi ok, d'accordo. Adesso volevo andare un attimo anche a fare un'altra cosa. Perché nello scorso episodio abbiamo preso solo le balle di fieno e in questo invece, cioè volevo appunto andare a continuare ad esplorare questo villaggio che appunto, ecco infatti, vedete che ci sono, sapevo che ci sarebbero state appunto delle chest, qua non c'è niente di che ci possa appunto interessare, va d'accordo. Allora, vediamo un attimo, esploriamo tutte le case e poi a dire non è neanche un villaggio poi così tanto... Aiuto, no, via! Bruttissimo esploso. Ok, dobbiamo stare attenti a questi creeper. Ormai, ragazzi, i creeper sono i miei nemici principali qua su Minecraft. Pensavo fossero gli scheletri, ma i creeper sono veramente odiosi. Madonna mia, oh. Qua cos'è la carovana? No, no, via voi. Madonna mia, siete veramente. Aiuto, aiuto. No, 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 non farli male. No, no, che dopo fanno male a te. No. No, raga, via. Oh, ma quanto sono cattivi. No. No, no, no. Perché li combatti da solo? Aiuto. Aiuto, via. Via. Raga, non riesco perché... Allora, tu via. Ti potrei trasformare in villager normale, ma devi andare via. Perfetto. Adesso direi che è arrivato il momento di trovare un posto, appunto, dove fare la nostra base. Ora direi di dormire perché altrimenti qua succede il delirio. Quindi dormiamo e dobbiamo anche, tra l'altro, nutrire il nostro cagnolino perché sta, diciamo, un po' maluccio. Eccolo qua. Pensavo fossi respawnato, raga. Dobbiamo trovargli una targa. Devo trovargli una targa. Allora, che tra l'altro, i golem, perché voi non fate il vostro lavoro? Insomma, il vostro lavoro è quello di proteggere i cittadini. Non lo fate, però. Ah. Golem inutili. Comunque, come facciamo adesso a curare il nostro cane che non abbiamo praticamente nessuna cura? Tralasciando questo, appunto, dobbiamo, ragazzi, andare e quindi troviamo un posto, dobbiamo trovare appunto un posto dove fare la nostra base. Intanto là c'è un creeper, ma guarda, ti lascio perdere. Tanto finché non vieni da me non puoi praticamente esplodere, quindi sono contento per questa cosa qua. Allora, il mio obiettivo era quello di farla in una... Come si può dire, in una montagna e praticamente farlo in una montagna, non ovviamente troppo distante dal villaggio, e fare tipo vicino una casa tipo di legno, insomma, avete capito? Tanto ragazzi, c'è il deserto, il deserto, l'italiano, please, please. Intanto ci sono un botto di creeper, d'accordo, ormai come ho detto sono i miei migliori amici, creeper, una roba. Là c'è un altro villaggio, addirittura, raga, un altro villaggio di quella parte. Ve l'ho detto che i villaggi qua sono, cioè, sono abbastanza comuni i villaggi ormai. E là, raga, vedo qualcosa. È quella parte. Sì, mi sa che ci sono. Infatti ci sono, mi sa. Raga, ma quelli non sono. No, ma non è il deserto, raga, ma cosa stavo dicendo? Quelli è il bioma innevato, ma sì, infatti. Cosa stavo dicendo? Ma no. Ok, lì possiamo trovarci delle volpi di neve, mi sembra. E orsi polari, d'altronde. Comunque, volevo fare... Ecco, là c'è una bella montagna. Era lì dove volevo fare appunto la mia casa. Adesso ovviamente andiamo ad esplorare anche quel villaggio lì. Lì, raga, vorrei fare appunto la mia casa. Intanto corriamo perché, insomma, abbiamo un botto di pane, quindi perché non sfruttarlo? Possiamo anche correre a sto punto, tanto scialla. E niente, lì ci sono. Oh, raga, là c'è la taiga innevata. Là c'è la taiga innevata, significa volpi delle nevi. E
E le volpi delle nevi, raga, sono rare. Quindi sì, trovarne una sarebbe veramente qualcosa di spaziale. Comunque, allora, qua c'è un villaggio di quelli antichi, tipo, infatti vedete che non ha neanche le porte. Invece questo tipo di villaggio, infatti questo è un villaggio disabitato, questo. Infatti non ha praticamente villager. È un villaggio disabitato. Non ha neanche i gatti, mi sembra. No, è proprio disabitato questo villaggio. Ci sono solo appunto le carote. E che le prendiamo, meglio prenderle, no? Allora, adesso le prendo tutte, ovviamente che... Ecco. E adesso pensiamo un attimo a come iniziare la nostra base. Guardate che bella cascata che c'è qua comunque. Raga, abbiamo trovato il posto dove potrei appunto fare la casa. Allora, la casa, allora, vediamo un attimo, esploriamo tutto la cosa qua. Perfetto. Allora, tipo ragazzi, allora la voglio fare un po' distante dal villaggio. No, qua comunque andrebbe veramente molto bene far la casa. Aiuto, però qua tutti i girasoli devono andare via. Allora, tipo, vedete in questa tipo conca, possiamo dire, fare una bella casa. Sarebbe veramente bellissimo, ovviamente spianeremo tutta la zona e cioè, capite bene che farla qua dovremmo raccattare un botto di legno, ma comunque secondo me potrebbe diventare qualcosa di veramente figo. Ok ragazzi, adesso direi di prenderci un po' di legno e farci appunto la cesta, perché devo mettere tutte le cianfrusaglie, le devo mettere appunto lì, perché altrimenti qua non riusciamo proprio a fare niente. Quindi ho il mio lupacchiotto, mi sa, il mio Ughetto è lì, perfetto, mi segue molto fedele lui. Quindi, allora, cosa facciamo adesso? Intanto vado da solo, come sempre, d'altronde. Allora, ok, crafting table. E ora prendiamo, facciamo appunto la chest, la facciamo doppia, così almeno possiamo contenere più cose. Queste due torce non ci servono a niente. E ora, ok, mettiamo tutto dentro, perché veramente è snervante avere tutte queste cose nell'inventario. Quindi mettiamo tutto, 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 tutto. E appunto, ok, abbiamo anche due diamanti, quindi yay. Allora, tutto via, tutto deve andare, tutta questa zona qua. Il pane lo teniamo perché la fame si potrebbe far sentire in un momento o l'altro. Io avevo anche del grano, raga. Io avevo anche... Ah no, è vero, l'ho farmato per aiuto che sclerotico, l'ho fatto per appunto per appunto fare i panini. Comunque, adesso, allora, ci teniamo solo queste cose qua. Quindi vedete, ci teniamo il pane, basta praticamente. E niente, direi di fare come abbiamo fatto all'inizio, di raccogliere un po' di legna e appunto iniziare a fare quello che è appunto la base della nostra struttura. E niente, iniziamo così e basta. Quindi allora, cerchiamo appunto di fare qua tutto. Quindi perfetto, esatto. Adesso prendiamo qua un po' di legna, che l'ho già detto tipo 3000 volte. Comunque, allora adesso facciamo qua l'accetta. Voglio farla adesso in pietra. Ci facciamo un'accetta in pietra e raccolgo un po' di legna. Ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, allora ho raccolto un bel po' di legna. Adesso la cosa che faremo, appunto, intanto il lupo non mi sta più seguendo, stranamente. Vabbè, Ugo, non fare brutti dispetti, mi raccomando. Allora, adesso facciamo in questa maniera qua. Facciamo solo una piccola base così. Infatti qua ci metteremo appunto, qua ragazzi dovrò appunto, come ho detto, spianare tutto. Cioè adesso dovrò, adesso lo farò appunto off camera questa cosa qua. Adesso però pensiamo tipo a fare una base che appunto dove possiamo dormire, e poi dopo praticamente allargheremo la casa. Perché Ugo ti devi sempre mettere in mezzo? Via Ugo, devi andare via. Allora, ok, via, perfetto. Allora, qua appunto mettiamo tutto, anche qua, benissimo. Beh, così sembra tipo, non lo so, un cadavere di legno alzato, però vi garantisco che non lo è.
Allora, per ora direi di mettere due porte in questa maniera qua. Quindi, allora, abbiamo tappato tutta questa parte. Sembra tipo, non lo so, una semicasa, però che in realtà è tipo una caverna. Comunque, la cosa che adesso facciamo è illuminare intanto un po' la zona, perché ecco, siamo un po' al buio, quindi basta una torcia praticamente. Sì, la zona è un po' stretta, ok. E ora mettiamo le due porte, quindi craftiamo due porte, quindi in questa maniera qua, aiuto, dove sono le porte? Eccole qua. Quindi, in sintesi, allora, una porta qua, una porta, aiuto, no, c'è un modo per farle, aspettate un attimo, oh, così, e una porta non in questa maniera, aiuto, riuscirò a metterla giusta? Ah no, perché c'è questa cosa qua, c'è questa crafting table. Allora, vai. No, ovviamente mi fa ancora questo problema. No, perché appunto dobbiamo. Ti piace la carne? Se ti piace, mangiala. Ok. Raga, ora ho scoperto una cosa che a quanto pare a Ugo gli piace anche la carne marcia e la mastic e appunto la mangia senza problemi. Io veramente non ho parole. Comunque non riesco a mettere queste due porte. Non so il motivo del perché io non riesca appunto a metterle. Comunque forse ora no. Adesso no. Raga, devo vedere un attimo come fare. Allora, vediamo, no, non c'è un modo reale. Comunque, facciamo per ora così, che è già qualcosa. E ora devo mettere appunto il posto dove mettere appunto il letto. Allora, qua intanto so già una cosa, che qua da questa parte mettiamo appunto la crafting table. E adesso invece dobbiamo mettere il letto. Avevamo un letto giallo noi. Però non ce l'abbiamo più il letto giallo. E niente, a sto punto, siccome non abbiamo un letto giallo, mi farò. Eh no, vero, non posso farlo. Vabbè, allora non ce lo faremo. Niente, ragazzi, a sto punto io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo, nuovissimo video. Bella, ragazzi.